Back in ETV. Ciao a tutti, bentrovati su Balconi TV Roma, io sono Mika, questo è il terrazzo dello Yellow Bar e oggi ci è passato a trovare Sara Dietrich, che abbiamo inseguito per un po' di tempo, finalmente è qua, ben rivista, come stai? Bene, grazie, un pochino di freddo, sceso pure a Roma, ma sono contentissima di essere qua. Io sono felice di ospitarti. Grazie. Presenteremo il tuo disco, però innanzitutto dici che cosa ci sono e poi facciamo le chiacchiere. Suoneremo Adieu. Ok, buona suonata. Grazie. Guardami ancora un po' come tu mi vuoi. Io non ho limiti tranne gli occhi tuoi. Io cambierò prima o poi, non fermarmi mai più. Legati a due vie. Pensami ancora un po' come tu mi vuoi. Io cambierò prima o poi. Sara Dietrich, Davide Combusse, a.k.a. De Niro, alla chitarra. Ciao Davide. Ciao. Come stai? Ciao, benissimo, un po' freddo però. L'ha già detto lei. Hai visto? Ricopio le battute, le battute. Non lo fare, per favore. Tanta malinconia ti hanno un po' spento, no? Sai com'è? Sì. Deve usare solo la scusa del freddo per avere qualcosa da chiacchierare. No, scherziamo. Ci sono tanti aneddoti da raccontare, ma questa Addio fa parte del tuo primo album come solista. Voi magari ve la ricordate per le Art Decor. Adesso è qua per presentare Una storia mia, che è un disco uscito questo 2017. Sì. Ci vuoi dire qualcosa? Soprattutto raccontiamo questa fusione. Ma diciamo che all'inizio più o meno del 2015, dopo insomma conclusa l'esperienza con Art Decor, ho sentito proprio la necessità di fare qualcosa che fosse mio, insomma, di metterci proprio la faccia. E avevo bisogno naturalmente di una persona che insomma mi seguisse da un punto di vista artistico. E tra tutte le persone a cui ho pensato ho detto io...
voglio De Niro. E in quei giorni De Niro stava per l'appunto registrando la sua puntata di Balcone TV, per cui avevo saputo questa cosa, sono intervenuta, cioè sono salita, sono arrivata nella terrazza mentre voi stavate girando, sono stata nell'angolino, ho sentito, ho ascoltato, dopodiché appena ha finito l'ho tipo tirato per un braccio, gli ho detto: senti, ti vado a fare un disco insieme. All'inizio voleva chiamare Una storia di balconi, invece è una storia mia. Abbiamo quindi iniziato questa collaborazione, lui insieme a Michele Braga è stato il produttore artistico del disco, mi segue anche appunto nel tour che stiamo facendo, siamo diciamo una... Avete girato un sacco perché io vi seguo sui social, state sempre a postare foto, quindi sì, sì, dici sì. Dove siete stati. Diciamo che la cosa curiosa è stata che noi abbiamo iniziato un tour prima ancora che uscisse il disco. Esatto. Perché insieme a chi ci cura il booking, i ragazzi della fabbrica, avevamo pensato di fare questo piccolo sondaggio proprio live. Cioè proviamo, prima che escano ufficialmente le canzoni, a testarle in una chiave magari acustica. E quel tour andò molto bene. Adesso chiaramente stiamo facendo le date di promozione per il disco. Sono tutte sul mio sito www.saradietrich.it, ovviamente sulle pagine Facebook, Instagram, eccetera. Posso dire quelle che mi ricordo: il 25 gennaio a Pescara, al Mamivata, al 16 febbraio a Bellizzi in provincia di Salerno, il 22 febbraio a Perugia al Marla e tante altre che ora io non ricordo, però... Seguiranno i tuoi passi. Vuoi salutare la tua band? Anche perché prima mi dicevate dietro le quinte che avete fatto una versione riarrangiata, speciale, qua, non lo so. Ma diciamo che con Davide ogni volta è così, nel senso che noi andiamo a suonare le nostre canzoni e magari... Le modifica sì, cinque minuti prima di salire mi dice: guarda Sara, ho fatto un intro completamente diverso. E poi tipo io salgo sul palco e perdo completamente i riferimenti, però è bello così. E oggi abbiamo infatti fatto una versione di Adieu. Vabbè, ma è più bello così, no? Certo, a parte lo sai, io sono una tua grande fan, per cui era perfetto. Quindi stavo lì quasi. Speriamo. Un po' di emozioni, sentimenti, ci sta. Sai, poi la malinconia a fine anno. Sì, e poi diciamo questo è un disco abbastanza malinconico. È direi, una storia tua, quindi. Esatto, dai toni abbastanza intimi, ecco. Bene, allora io ti auguro il meglio. Portatemi in una di queste date con voi, per favore. A voglia, ci serve. Sara Dietrich insieme a De Niro, questo è Balcone TV Roma. Seguiteci anche a noi sui social, Facebook, Instagram, siamo ovunque. E seguiteci anche la prossima settimana, sempre qui dal terrazzo dello Yellow Bar. E ringrazio ancora i miei parrucchieri Contessa Rock Hair, che anche tu dovrai venire, eh? Lo so. Invitiamo. Ciao, grazie mille. Back in ETV.